Dall'ANAC risultati inferiori alle aspettative. Le parole del premier Giuseppe Conte di fatto sono arrivate dritte al presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Dall'ANAC risultati inferiori alle aspettative. Le parole del premier Giuseppe Conte di fatto sono arrivate dritte al presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. E proprio lo stesso Cantone ha deciso di rispondere per le rime al presidente del Consiglio: mi sento sotto assedio? Continuerò a fare anticorruzione, il mio incarico scade nel 2020. Sono tranquillo. Poi rivendica i risultati del suo lavoro, possiamo anche essere insoddisfatti ma abbiamo fatto grandi passi in avanti come paese, non mettendo la spazzatura sotto il tappeto ma buttandola fuori di casa. E non è vero che parlare di corruzione fa male al paese, è una bugia. Negli ultimi tre anni nella percezione della corruzione l'Italia ha guadagnato 10 posizioni nelle classifiche internazionali. Nel corso della mattinata Cantone ha incontrato il ministro alle infrastrutture Toninelli. E proprio il nuovo titolare delle infrastrutture ha mandato un messaggio a Cantone: cercheremo la massima collaborazione con ANAC, nella convinzione che bisogna voltare pagina rispetto ai troppi scandali del passato. Abbiamo parlato in particolar modo del nuovo codice dei contratti e di quello che in esso va migliorato per far partire e ripartire tante opere pubbliche oggi bloccate, ha affermato il ministro. Insomma, tra ANAC e governo c'è un nodo da sciogliere che si chiama Cantone.